cioè, faccio un change, qualcosa cambio, mando un social. Questo, c'è 50. E fratello, dopo supplì, qualche pizza. Eh? 800. 800, sì. La rossa quanto c'è ancora? Vai! Signora, vi auguro un buon weekend! La ringrazio della visita, lasciatemi come la visita, forza Roma sempre! E grazie a voi che noi esistiamo, continuiamo a farlo bene! Grazie mille! Ciao Ale! Ma... Forza Roma! Forza Roma! Forza Roma! Forza Roma! Uno solo? Due. Vai, tre, vai. Poi? Poi, questo qua che so? Questa qua, grossino, salsiccia, grossino, grossino. Una grossina, ragazzi. E vai. Guarda un po' di questa. Aspetta un attimo. E una patata questa qua. E vai. Voglio a patata quella con la mozzarella. Patate con la mozzarella. Ho messo un po' i soldi, grazie. C'è poi l'appetito. Eccola, metti al passo. Vai, fatemi spazio al centro, vai! La migliore, butta sta vita! No, quello è mio! Grazie mille signora, questa è la sua, questo è il tuo! Intestino di agnello. È un piatto tipico romano, servito con cipolle. Cambio! Che spettacolo! Vai! Vai! Sotto com'è? Vai, taglia un po' qui ragazzo, guarda un bello! Vai, tagliala subito! Tagliala subito! Arrivo un attimo, Manu! Un attimo, sto a servì! Vai, ragazzo, guarda un bello! Chi è? Lo dico per scricchio, la vai! Piano Matteo, piano che si rompe, senza girare, fa crudo. Questa è una patata stick molto semplice con mozzarella e rosmarino. Basta così? La rossa quanto va? 4,50. No, no, fai 4,50. Quanto ti dico? 8,50. Margherita classica, classica italiana, pomodoro, mozzarella. Patate lì è pronta? Va bene. Ci vuoi il pezzo di pizza? Mangiatela una cosa, mangiatela una cosa, chi è? La mangia con la terra? La mangia con la terra? Sì, sì. 12,50, chi è? Tirio? Numero 1, ragazzi. Amico mio, ciao,
I supplì, ragazzi, per favore. La rossa quanto c'è ancora? Vai, vieni qua. Margherita intera, vai tranquillo. Guardate quanto c'è ancora. Allora, questa arriva già. Però aspetta un attimo, che c'è ragazzi dietro. Allora, tre margherite, un tortino da salsiccia, una panina di mozzarella. Sì. Ah, grazie, ragazzi, che mi piace Dani. Ah, ok. Lui, ok. Mangia qua. Grazie. Mani. Allora aspetta. Guardate, bellissimo. Attenzione, attenzione, apri. Vai. Per favore, fratello. Grazie. Questa è il cavallo di battaglia, è la rossa con l'erbetta. Questo è un battuto di prezzemolo, aglio, qualche alice e olio buono. Così te porto qua. Questa è un prosciutto cotto alla brace e mozzarella, leggermente affumicato, maiale. Siamo di Stefano. Siamo pure meno magnotti. Noi di Stefano. E hanno arrivato la curazione del burro. Meno magnotti. Vabbè, insomma, 38. Ragazzi, non vogliamo. Ti sei rubati tutti. Facciate se c'è. Allora stanno rinforzando. C'è stata questa erbetta, ragazzi, da qualche parte. La facciamo subito. Vieni a pagare, ho capito. Vabbè che siamo tutti in da Roma, però. Vai. Metti tutto, io vai. Posso andare a fare già soltanto di questo? Non ci hai messo. Bravo. Qua che cavo. Grazie. Ecco, vado io. Vai. Quante sole, vai. Ma non so, Manu! E guardi un attimo a perché. Secondo me ci mettono troppo. Aspetta qui, si. No, no, aspetta, perché dopo le notate, la sala lì è solo la che sta aspettando. Quando c'è posto c'è il crossino. Signora, vi auguro un buon weekend. La ringrazio della visita, lasciatemi come la vista, passa Roma sempre. E grazie a voi che noi esistiamo, continuiamo a farlo bene. Grazie mille. Ciao Ale. Quanti te ne do? 3, 4, 5, quanti pezzi? E vai. E vai, cominciamo bene. Aspetta, che aspetti che non mi signora. Non ci sei. Sempre così.
Aspettate un po' che sono caldi, va? Bolletti, aspettate due minuti. Non c'hanno sapore questo. La sciabola. La sciabola. No. Vieni. Mamma mia. Così, signora, mi dica tutto. La migliore. La margherita pure? La peggiore poi? E poi la seconda migliore dopo la broccoli. A portar via, signora? E? Carconi, sono andato una settimana a Tokyo per fare a tagliare la pizza, signora. Una settimana a Tokyo. Il zio mi ha gli zaghi. Tagliatore di pizza seriale. Vai. 5-2-7, un supplì 9, 2-11. Dipende dalla giornata, la domenica sera riusciamo a fare più di 70 teglie. Una giornata così, la domenica sera. Una giornata così da mezzogiorno e un quarto alle 3 facciamo circa 50 teglie, 45-50 teglie, 200 supplì. Perché aprite da solo pranzo? Apriamo solo da mezzogiorno alle 3 perché abbiamo anche altre attività. Abbiamo una trattoria romana qui vicino, si chiama Trecca. E abbiamo un altro locale, un bar di vini naturali al Circo Massimo, a Via dei Cerchi. E quindi loro fanno un orario serale. E noi facciamo un orario a pranzo, avevamo libero il pranzo e quindi abbiamo deciso di fare a pranzo, anche una scelta familiare, la sera stiamo in famiglia, abbiamo un ritmo diverso, cerchiamo un po' di allentare la tensione di sto lavoro, quindi quando è finita si fa un bel lavoro e si torna a casa e si sta in famiglia a casa. Un mese e mezzo. È un mese e mezzo. Abbiamo aperto. No, neanche. Un mese. Un mese e mezzo. Un mese e mezzo, sì. Oggi è. Un mese e mezzo. Il 23 novembre facciamo due mesi. Sì, infatti stiamo un po'. Dal primo giorno è partita così, sì. E quindi ci stiamo assestando anche perché siamo molto piccoli. E lo spazio è veramente poco. Non pensavamo andasse così tanto, quindi adesso dobbiamo darci una ridimensionata in tutti i sensi, però va bene, va bene. Tranquillo. Quella vostra chiesa. Dai, ci sono. Vai. No, e Ale, secondo me se non ci vedranno. Se puoi reagisco l'angoletto. Fate l'angoletto, vai, guarda qua. Quello te lo do a te. Col fischio senza. Amico mio! Lo sa, oh! Questa? A te! Se no è una busta di supplì, la stessa che va bene per lei. Che pizza avete preso? Grazie. Classico,
fai? Stanno qui e stanno, Maria. Basta, si muove, no, 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 no